Presidente, le domande più gettonate da parte dei tifosi sono ovviamente dove giocherà il Teramo nella prossima stagione in Serie D e quale sarà l'obiettivo della squadra? Allora, la prima risposta è naturalmente ancora è in dubbio, ma è una cosa che non appartiene a noi, mi devo soltanto fidare del primo cittadino di Teramo che mi ha assicurato che il Teramo disporrà dell'impianto di gioco, quindi a partire dal 1 luglio disporremo dell'impianto di gioco sotto la gestione comunale. Naturalmente è una cosa che ci lascia un pochettino con dei dubbi, però ecco, ad oggi la cosa era importante per noi per poter pianificare sia non solo dal punto di vista di budget ma anche operativamente parlando, tipo dove fare il raduno per la campagna abbonamenti, come vendere, fare i contratti di sponsorizzazione, che cosa vendere, quindi era importante conoscere l'impianto e quindi altrimenti restavamo nel limbo e non potevamo andare avanti, quindi abbiamo preso per buono e naturalmente non dubitiamo di questo, di quello che ci dice il primo cittadino di Teramo, e quindi con tanta gioia ci accingiamo, insomma, a disputare un altro campionato al Bonolis, sperando che naturalmente ci sia una parte economica importante che risparmieremo e quindi anche le ambizioni della squadra, per ricollegarmi alla seconda domanda che mi hai fatto, naturalmente potrebbero essere, sono sicuramente migliori. Quindi l'auspicio, abbiamo coniugato un motto: non è facile ma è possibile, perché crediamo che questa società possa, attraverso la sua serietà e soprattutto la professionalità che ha nei dirigenti e nello staff tecnico, possa colmare un po' quel gap che possiamo avere ad oggi come budget rispetto a delle società che pur competono in questa Serie D, che tutti hanno chiamato Serie C, ma credo che veramente sia così, quindi avremo delle autentiche corazzate, ma Teramo sicuramente si vorrà far trovare pronta e sicuramente noi siamo ambiziosi, vogliamo fare bene, vogliamo disputare un ottimo campionato e cercheremo di fare in tutti i modi per poterci riuscire. Ci potrebbero essere novità nelle prossime settimane anche per quanto riguarda la compagine societaria, con nuovi ingressi a cui lei sta lavorando? Sì, sarebbe l'auspicio. Naturalmente far entrare altri imprenditori nella compagine sociale, questo credo che andrebbe ad accrescere sia il progetto che avevamo in mente all'inizio di allargare a quanto più possibile il numero degli imprenditori che entrano dentro la compagine sociale, perché crediamo che possa essere per lo sviluppo futuro un'autentica cosa positiva, e nello stesso tempo potrebbe darci anche maggiori disponibilità da poter utilizzare, quindi in entrambi i casi la vediamo come cosa molto ma molto positiva.